Buonasera amici e bentornati sul canale. Sono qua oggi in compagnia di Ale. Ciao amici, buonasera. E ci facciamo una gara a spacchettamento. Questo video andrà su tutti e due i canali, quindi mi raccomando iscrizione e like se il tipo di contenuto vi piace. E qua abbiamo i due ETB. Già, belli, belli, belli. Mi sono arrivati l'altro giorno dal fornitore, ne avevo preso uno per me e uno per Ale. E appunto ci siamo trovati qua oggi per fare anche un po' una sfida, un pomeriggio in compagnia, a farci la sfida, a vedere chi è più fortunato. Indovina, indovina chi sarà il più fortunato. Ah, dai, non è detto. No, perché ti conosco bene. E quindi eccoci. Allora facciamo chi pulla la carta più costosa, minimo car market, Le carte o la carta? la carta, Solo una. Quindi ci certo. sarà un unico vincitore. Va Esatto. bene. Anche per pochi centesimi, Sì. Poi, eh. Eccola là. non conoscendo benissimo i valori di tutte le carte. Guarda, 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 tutto storto, ma che ha fatto sto coso? No, mi dico i pacchetti adesso. Non so se Io tiro fuori subito la promo, che è l'unica cosa che mi interessa di questo ammasso di immondizia. Il retro mi sembra ben centrato. diciamo la mia. Oh, e finalmente una col front centrato, che l'altra che avevo aperto era veramente messa malissimo. Dai, anche la mia promo anche abbastanza centrata rispetto a quella che ho coperto ieri, che Vero? Anche te? una cosa disgustosa. Quindi per ora siamo in parità. Abbiamo trovato tutti e due una sola promo. Eccoci, da questa Bene. parte si vede. Allora, anche io faccio la mia piletta da 10 pacchettini. Oh, Eccoci. vai, spacchetta il primo, dai. Aspetta, volevo prendere il bilancino e guardarmi i pesi. Ah sì? Te le puoi separare così? Ma sì, più che altro per un discorso che se Quindi. trovo qual è il pacchettino più leggero, uno me lo tengo anche chiuso per tenermi un pacchettino sigillato di queste carte. E vai, che esagerare. Se va il bilancino, sempre. Si vede il peso? No? Vabbè, vi dirò io cosa c'è. C'è la luce che ti fa riflesso. Ok, io lo vedo il peso. Ok, sì, anch'io. 2, 1, 9, 3. 93. Questo è pull. 22. 22 e 08. Super pull. 22 Doppio pull, e già. 21. Doppio pull. Ma no, dai. No. E Qua c'è dentro un sasso, mi sa. esatto. 21,97. Sì. Leggero come il primo, cicciottello anche questo. Massa. Bei pesi. Questo è più leggero. Ok, questa me la tengo No, mi sa che il come. primo quello lì è più leggero. Aspetta, tara. L'avevi messo da parte, no? 21,99. E questo21,95. è? Ok, questo qua che è leggero me lo tengo come scorta. Da farmi Gli altri il. tre nei pesi. Ah no, gli altri tanto. Mi interessava solo sapere qual era il più leggero. E certo, mo che sai che c'hai tre pacchetti con doppio pull. Ma no, non è detto. Vedrai, vedrai. Ok, chi inizia? Vai. Vado io. Sì. Qua. Sto sculato, vai, vai. Ecco, viene abbracciato. Ho seguito il tuo consiglio di non regalare i codici, visto che tanto Perfetto. nessuno scrive Esatto. grazie o sì, gli riscatto. Me li tengo per me e li vendo. Sì, mi può pure regalare a clienti, cioè a Sì, esatto. ragazzi, ai iscritti. Shymin, amici di Isui, Carnivin, Grubbid, Screlp, Wulu, Helioptile, Pancham,
Reverse è un scissor raro reverse e dietro un luxray raro. No, primo pacchetto no. Non ci siamo. Vedi che non è tanto pesante alla Vabbè, fine. era il più leggero. Sì? Ah, non mi ricordo. Allora. Tocca a moi. Io ho le braccia meno larghe del Matti. Che bel colore. No, forse ho sbagliato io. Il codice. Che bel colore. Il codice è bel colore il nero. No, però ho visto scintillare, mi sembra strano. Allora. Metan. Scambio di energia. Crocroc. Wilmer. Shins. Corfish, Arnold, Seal, ah, ecco che era un ditto reverse, ma che un zero ora raro non ho. Quindi come primo pacchetto siamo pari, siamo in pareggio. Ma il mio ditto reverse costa di più. Apri un altro tè, dai. Come Perché tanto apro? io ne ho uno in meno, così almeno. Se no arrivi alla fine che tu ne hai due da aprire, io l'ho finita già. Allora vedi. Allora, apriamo il secondo mio pacchettino alla ricerca del Super Pull. Diciamo che ci sono box che pullano un'immensità e altri che non pullano nulla. Infatti Ah, queste sono buone. lo vedo, due pacchetti zero. Questo è il terzo, mi sa che fa la stessa fine. Abbi fiducia, Martello di abbi rompente. fede. Ah sì. Purloin, Love Disc, Shatot, bello Startork, Yanma, un altro Orta Partner, Love Disc Reverse e Dubwulf. Niente, due pacchetti, una bella... Niente, una bella città. Allora, tocca a me adesso. Codice nero? Oh, bello il codice Sono tutti neri qua. Sì. Pesa? Sembra di sì. Duskulls, Metang, scambio di energia, Exeggut, Rockruff. Parloin, Ludwig, Chatot, che mi sembra sempre una rara, questi graffietti, diciamo, l'artwork della Carissimo, pioggia. strane. Sì. Un martello dirompente reverse e dietro Un duraldo. un Duraldon V. Mi mancava comunque, spero di non trovarne altre, ma questo mi mancava e va bene intanto. Quindi stai vincendo con quello schifosissimo Duraldon B. Magari pure l'unico pull del box, quindi dai. No, vabbè, dai. Oh, vabbè, scammati però. Così tanto no, eh. Oh, questo è il terzo pacchetto, voglio vedere se trovo almeno io pure una B. Da chi è che l'hai preso questi box? Sempre da prodotto del re. Ma non è che sono risigillati. Ma non credo, dai. Vabbè. Crocroc, Luxio, Amici di Sui, Pornhub. Oh, è il quarto che trovo, tre pacchetti, eh. Pokémon, Ah, io ormai le comuni e non comuni ce le ho Corfish, tutte. Oddish. Ah, è un'energia olo questa. E un Belson. Terzo pacchetto vuoto, quindi. Questo pacchetto vuoto, un'energia olografica, ma non è neanche quelle col numerino, quindi. Quindi io con il mio bellissimo Duraludon B sto conducendo la battaglia. Non so dove hanno messo i pacchetti buoni qua. Però hai visto che sembravano tutti pesanti da come diceva il bilancino, ma alla fine non è che ci sia L'hai messo in dentro. mezzo, l'hai messi? Morivano. Non ho fatto caso di come le ho ridistribuite le carte, però non mi sembrava niente di. Cioè,
eccessivamente pesante, diciamo. E andiamo. Quelli da 22,20 secondo me sono. Ultra buoni. Salazar, Wilmer, Shinks, Corpish, Pafniard. Seal. Non lo trova nessuno sto guardo. Agron, raro reverse che mi mancava. Che brutto. Quanto mi sa. Che brutto sto Snorlax ricamato. Zordox, ma secondo stanno. Tutti alla fine. Teniamo il buono per ultimo. Non so, io sto al quarto pacchetto e ancora non ho visto niente, eh. Te pure stai invece al terzo. Sei sfiducioso? So dati, insomma. Sei pacchetti su 20. Hai trovato un Duraldon. Cioè, fatti una domanda, datti una risposta, no? Questo pesa perché c'è sta il codicino, pesa. Non per il pool, per il codice. Niente amici. Io sono sfigato, ma. Questa è una cercare. Una GG. Secondo me invece dietro c'è qualcosa. Doppio? No, certo. Doppio pool di Cina. E Mona! Triplo ce l'hai questo? Sì. Triplo table. Oh, bello il mio tuo olografico. Sì, bella questa. Sì, ma come può essere che so 70, 90 carte, so? E io trovo... tre volte la stessa cavare in gallery. Vale di più la V o la GG? La GG. La GG. Io ogni volta che faccio i video sono sempre te lo scarico. C'ho il 20%, ma dai, ce la facciamo bene a finire qua. 2, 3, 4. Spero che trovi un chievo. Mi sa leggero anche questo pacchetto, eh? Non vorrei essere... c'è uno scammato qua. GG 21. Oh. Gudra di Sui, questo mi mancava. Non manca pure a me questo. E un Kyogre olografico. Non manca pure questo. Questo anche a me mancava. Tutti e due. Bene, bene. Fa sempre piacere trovare carte che mancano. Beh, bello il Gudra, dai. Sì. Allora, io sto al quinto. Eh sì, quinto pacchettino, vecchio. E praticamente sto con Kyogre. Galare andate. One, two, three, four. Dai! Ma io sono fiducioso nei pool di questi box, quindi sinceramente finché non finisco l'ultima carta non mi sento di andare in pessimismo, diciamo. Anzi, forse meglio, perché se troviamo poco vuol dire che l'ultima sarà sì. Una bella botta. Io invece preferisco trovare subito belle botte e poi magari continuo a trovarne belle. A me basta una gold fatta bene. Shins. Niente lucente. È una Fabia. E uno Snorlax raro. Quinto pacchetto. Bene. Le carte allenatore con la firma. Ci sono anche non firmate o sono tutte firmate quelle che ci sono? Cioè si trova doppia, diciamo, sia con la firma che senza o no? Non lo so. L'allenatore perduto, oddio, gli allenatori non lo so. Non so se ci stanno gli oggetti che non ce l'hanno. No, gli oggetti ho notato anch'io, però gli allenatori ho visto che alcuni... ho visto che ne ho trovati due e ce l'hanno, diciamo. Anche due la firma. Sì. Mi chiedevo se c'era la doppia copia, diciamo. Nel senso, una copia firmata e una no. E andiamo. L'Iron, questo mi mancava. Questa non è firmata. No, quelle normali no, sono quelle reverse in casa. E basta. La mia prima lucente. Boh, bello Eternatus. Ero giusto qua che pensavo che comunque ho già spostato parecchio e dovevo ancora trovare una lucente e finalmente è arrivata. Vedo di trovarla anche doppia da mettermi all'album delle lucenti. Bene. Bene. Cerchiamo Charizard allora, adesso. Facciamo finta che mezzo bots l'ho regalato. Ecco, il mio spacchettamento inizia adesso.
mancano 5 pacchetti, quindi vediamo che dobbiamo fare con questi 5 pacchettini, eh? Ma io non vorrei essere pessimista, no? Però lo sei, ti vedo proprio demoralizzato. E ti credo, il sesto pacchetto... non dai, non mi fa inveire contro qualcuno, no? Pinchurin, bello, questo mi mancava. Acchiappa Pokémon, Execute, Ludisk, Emolga, Yanma, Panyard, Metang Reverse e Tauros Raro. Ah, allora esistono i box vuoti. Bene, sesto pacchetto. Sto conducendo io il gioco praticamente. E con che cosa poi? Sì, con un Eternatus lucente, da 2-3 euro sarà, adesso non so i prezzi. Immagino che Charizard stia come l'altro sui... no dai, penso che stia sui 25, sui 30 euro, sì, ma penso che queste qua che siano lucenti comuni, boh, no, 2-3 euro. Esatto, pure secondo me. Dusclops, Metang, Rockruff, Aron, Riolu, Starly, Shitter, GG64, bene. Melania, bene. Melania che fa da mangiare, bella questa, mi mancava chiaramente, e dietro, si vede? Che è un altro guasto, un doppio pull, Madonna. Amici di Isui, questo ragazzi credo che sia una bella carta costosa, se è come Amici di Galar, se è valutato uguale, questo qua è un doppio pull veramente fantastico. Bel pacchetto questo. Puttasca ragazzi. Ben centrate, belle carte. Ma contentissimo, bella, eh? Contentissimo. Ok. Bello sto doppio pull. Incomincia, sì, ad avvicinarti alla media dei pull di un box. Sì, veramente. 2, 3, 4, 5. Oh, 5 pull, sai? Ma di più? Io sto a 1. 6 pull. Ah no, sì, 5, scusa, ho contato questa che non c'entra neanche cazzo. No. Anzi, guarda, la metto via che tanto... Io non rientro neanche se prendo tutti quanti doppi pull adesso. Ah, ti ho detto, ti basta trovare una gold fatta bene, sei a posto, eh? L'hai scelto Telbox la prossima volta. La prossima volta scegli il box, però lo dai a me dopo. Un pullino c'è qua. Un pullino? Sì, ma non è niente di che. Beh, potrebbe essere una Biastro Hyper? No, non esiste, perché stanno Biastro Hyper? Non ci sono Biastro Hyper. Sì? O no? Non in questo set? No. Se è Charizard comunque è buono come Biastro. Amici di Sui Reverse e Regigigas Viastro. Bella, questo mi manca. Bella, pure a me mi manca. Secondo pullino. Ancora 3 pacchettini, vediamo se ci regala ancora qualcosa di magico questo box, questo ETB, ma penso che sono stato abbastanza fortunato e dubito di trovare ancora qualcosa. Ma secondo me trovo qualcosa ancora, sai? Sì. Non piango, 8-9 pull 8-9 pull vuol dire quasi pullare in ogni pacchetto. Beh. Ah, sai cosa? Magari puoi qualche. Perché non puoi fare. Magari mi esce un'altra GG. O una reverse. Eccola. Energia holo o reverse? Non c'era il numeretto? Allora, e reverse. Azzurra rara firmata. Non c'era il numeretto di energia? No. Allora energia reverse. Però visto che anche quelle col numeretto costano 2 euro, non, sì, non, valgono, non valgono niente proprio. Però quelle sono regular, sì, sono del set. Invece sono... Queste sono... Queste finora... saranno apprezzate penso nel competitivo, per quelle che si fanno i mazzi. Sì, finora abbiamo trovato solo quelle comunque. Che si fanno le energie brillanti e mortali, nel senso. Sì, non dovrebbe essere tanto di valore.
Però io in un set che avevo fatto con dentro anche quelle energie, mi ricordo che le compravo e quando le ho cercate le trovavo sui 4-5 euro l'una, queste carte. Ma... 2, 3 e 4. E questo che è l'ottavo pacchetto. Megaball, Sol Rock, scarpe da trekking, Cherubi e Seiyut, recupero di energia, Emolga, Love Disc, oh, un altro Mew doppione! Sta sui 12-13 euro questa, l'avevo guardato l'altro giorno. E un Pangoro, ce l'ho doppione, io non... sempre 80 carte. 80 carte? Tra il Galar e il Galle e più quello del set sarà una cantina. Andiamo con il mio penultimo pacchettino. Codice nero. Ci porta fortuna il codice nero. Sì, no. Soprattutto a me. Te ne l'ho trovato? No, scusa, il segnalino biastro volevo dire. Ah, ok. Segnalino biastro. Non mi ricordo mai ogni volta su lì, c'è dentro qualcosa o meno col biastro? Sì, ok. Un bel Voltorb qua. Voltorb GG01, la prima Galarian Gallery. E dietro abbiamo un Berserker di Galar. Sei bene a pull come box. Sì, sono veramente contento. Un bel pull, dai. Cominciano a essere 6, 7, 8 carte. E va bene. Penultimo pacchettino per me. Allora, 1, 2, 3 e 4. Amici di Sui, aspiratore perduto. È una B, tranquillo. No, no. Sì. No. Eccolo. Non è una B. Sì. È una Galarian Gallery quella. No. Sì. Forse è una Pimax. Ah, è vero. Eppure una di quelle... Ah, no. Alteren. Ah, ma questa... È un Taurus. Questa è una Alteren Vimax della Galarian Gallery. Questa mi fa che sia anche una di quelle carte belle apprezzate che abbia anche un bel valore, devo essere sincero. Sì, sono abbastanza convinto. Adesso non ho qua da guardare su Carmarket. Ma la 47. Ma penso che qualcosa valga, No. Vado col mio ultimo pacchettino. Col permesso. Oh, scusa. Ultimo pacchettino. Eccoci qua. Se tirassi fuori un Charizard lucente sarei contento. Vero? Bello. Non vedo l'ora di trovarlo, sperando di trovarlo. Aaron Reverse e un Dubwool raro. Bene amici, io ho finito. Ultimo pacchettino anche per me. E speriamo tutto in quest'ultimo pacchettino, dai. Visto che gli ultimi tre pacchettini ho pullato qualcosina, non vedo perché non dovrei pullare anche nell'ultimo. Vediamo se troviamo qualcosina qui. Crocodile, Lunatone, Sorok, Barnyard, Wilmer, Pokeball, Goldfish, Oddish Reverse e Calyrex Holo raro. No. Beh, dai, apro anche quello leggero. Aprendi quello. Quindi mi fa gola. Magari c'è un'altra GG. Tanto poi... Comunque aprirò altre carte di questa espansione, quindi me le potrò ripesare, col permesso. Allora.
Anche se penso che comunque potevo lasciarlo chiuso questo, perché essendo il pacchetto più leggero, a meno che non abbiano sballato i pesi, dovrebbe essere vuota, eh. Yanma reverse e Yan Mega raro. Potevo lasciarlo chiuso. Beh, meno male che abbiamo fatto il pull più alto, perché sennò ho preso una sveglia di quelle epocali. Sto a 4 pull io. Un po' sotto la media, eh. Poche. Io invece 3, 4, 5, 6 pullate. No, di più. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questa qua la considero una reverse. Non... Ma capirmi se ce n'era qualcun'altra. No. Sicuro? Sicurissimo. Quello è un pilate perché erano tutte rare reverse. Vabbè. Bene, amici. Per questo video è tutto. Aspetta, vediamo qual è quella più costosa. Ci hai fatto la sfida? La mia la più costosa è sicuramente questa. Amici di Isui. I cellulari non sono utilizzabili, bene. Vabbè, vi faremo sapere che ha vinto. Io probabilmente no. Per questo video è tutto, amici. Un saluto e ci vediamo al prossimo. Vi ricordo like e iscrizione. Ciao ragazzi. Ciao.